Buonasera e benvenuti a tutti i telespettatori di Roma 1 e Ostia TV. Iniziamo parlando di cronaca. Arsenale da guerra più che un deposito illegale di fuochi d'artificio, quello scoperto dalla Guardia di Finanza di Roma e Ostia in queste ultime ore. Sono in tutto 3 i quintali di pericolose bombe non autorizzate rinvenute dopo giorni di indagini, in particolare nella zona, dicevamo, di Ostia e di Roma Sud. Questa volta nel territorio del 13° municipio a nascondere fuochi sprovvisti di autorizzazioni è stato un cinese di 33 anni, titolare di un negozio di casalinghi appunto ad Ostia, dove i finanzieri hanno trovato occultati circa 400 articoli di materiale pirotecnico professionale che il cinese vendeva illegalmente. Ascoltiamo direttamente i particolari dalla Guardia di Finanza. Questo è l'ennesimo sequestro che ha portato al sequestro di oltre 3 quintali di materiale pirotecnico, tutto materiale pirotecnico professionale, quindi che necessita di particolari accortezze e qualifiche per il loro utilizzo e maneggio, nonché materiale di fattura artigianale, quindi dall'elevatissimo potenziale esplosivo. La maggior parte sono di fattura cinese, quelli che voi vedete confezionati, mentre, come dicevamo prima, i più pericolosi sono quelli di fattura artigianale, confezionati praticamente manualmente con comune carta da pacchi, con all'interno polvere da sparo e contenuti in plastica. Bisogna prestare attenzione a ogni tipologia di oggetto esplodente che si maneggia. In particolare si consiglia sicuramente di farlo in spazi aperti, senza evitare di avvicinarsi troppo all'oggetto pirico che è stato sicuramente acceso, e nel momento in cui si verifica una inesplosione o comunque un'inefficienza del gioco pirico, sicuramente di lasciarlo inesploso e di non tentare in alcun modo un successivo utilizzo. Continuiamo a parlare di commercio, ma di quello legale per quanto riguarda l'Epifania ormai imminente. Domenica 2 gennaio, serrande alzate solo in centro e in 13° municipio. L'assessore alle attività produttive Davide Bordoni ha infatti già firmato la deroga alla chiusura dei negozi prevista dall'ordinanza comunale. Non sarà più in vigore invece dal 31 dicembre la disciplina oraria del periodo natalizio che permetteva ai negozi di restare aperti tutte le domeniche del mese. Il 2 gennaio poi gli esercizi di vendita al dettaglio saranno tenuti al rispetto della chiusura nel giorno domenicale, a eccezione, come recita l'ordinanza del 24 marzo 2009, per i negozi del centro storico e appunto del 13° municipio. E poi ancora nelle prime 2 domeniche dei saldi invernali, il 9 e il 16 gennaio, sempre secondo ordinanza sindacale, per gli esercizi di vendita al dettaglio è prevista l'apertura facoltativa. Per oggi è tutto da Ostia, grazie Elena a voi allo studio.